Una cosa che fanno tutti per me è una cosa che mi lascia un po'. Quindi per il momento no, No, per il la momento no, perché famosa dico. rubrica no, Per carità è bello, perché però una dico, ti dà rubrica di visibilità. cattiverie da Mauro non sarebbe male, eh. Sarebbe da una parte un onore comunque, ripeto, però dall'altra dico, lo fanno talmente tanti, lo fanno che mi sentirei uno in mezzo ai tanti, invece non mi va. Se io però ti Perché prometto dico. l'anonimato, tu mi dici tutte le cose che non si possono dire. Ti firmiamo con un nome anonimo, il Vendicatore Solitario. Ah, facciamo una Dai, bella. questa non è male come cosa. Senti, invece, Heist 90. Sì, posso dirti Sì, zia, vai. prepara gli avvocati però, Cavolo, eh. veramente, Mauro? Dopo non so quando ti Secondo me converrebbe, dopo, esatto. devi pensare anche alle Vengono i carabinieri ogni controindicazioni. 2 giorni qua. Senti, c'è Ace che dice: come mai mesi fa hai deciso di fare una finta paparazzata per poi ammettere che era tutto un bluff? E parliamo di quella ragazza argentina, quella di cui ti abbiamo fatto anche Via, noi, Maria? Maria, ciao Maria Castaneda, Ci racconti com'è andata no, quella è la cosa? classica, cosa per smontare magari, non dico i giornali, perché ogni tanto sì, esistono le storie d'amore, i giornali sono raccontati, i gossip e tutto, è per, sì, per rompere le scatole, sono rompiscatole, e quindi ogni tanto mi Ve lo vendico sapessi così. quante ce ne hanno dette a noi, che alla fine la colpa era nostra, E povere dopo, sai come si vittime! riduce tutto? Che non si fa per strobazzà du Però tutti belle. dicevano: ah, voi di visto l'avete costretto, povero figlio, di che noi non ti abbiamo No, costretto a ma spremacciare le tette di mi sono quella divertito, mi ragazza. sono preso due cavalline a noleggio e. Sì, No, una bello. cavallina ho visto io. Ma sai, Che te allora, la tenevi ma proprio in che ti racconto braccio. sempre questa cosa, vedi che la sanno gran pochi. Quando ho presentato il libro dalla D'Urso, sono andato nei camerini e mi trovo Maria Castaneda nei camerini. Che si era là, che si smanava tutta sta crema, tutta bella. E tu no, no, non voglio vedere, non voglio No, gli hanno vedere. detto, ferma là, il tuo tempo a disposizione è terminato perché sembrava che io gli dassi visibilità, è uscita cioè, oh, chi è che l'ha fatto? Andrea Spadoni, Andrea, te possi domattare, io gli voglio Tu bene che gli Andrea. davi visibilità lì, qui Sì, no, non ma è fidava uscito questo nessuno. mega titolone, scusa, Cioè. E insomma, dopo l'ho ribeccata e gli fa: mi dispiace, ma il tempo è finito, facciamo la prossima. Sono andato in camerino, ci ho dato che ci ho dato di nuovo. Gli ho detto: ah, non me la dai? Allora, no, no, non si può dire. Non si Non si può dice. dire. Però gli ho fatto capire che, insomma, sempre a porte chiuse là. Senti, come sono i rapporti con le ragazze adesso che sei Mauro del Grande Fratello? Guarda, zia, alla fine non è che cambino di molto, perché non è che sia. Sono rimasto il ragazzo di prima. Sicuramente ti guardano a un occhio più. Non dico critico, però più. Ti guardano di più. Vabbè, dai, le avrai avute anche tu delle proposte, non mi dire di no, anche perché ragazzi, Mauro è proprio bello, cioè un gran bel ragazzo, ne avrai avute di proposte indecenti, La tra cosa bella è che virgolette. magari devi andare meno in cerca di più loro, e quindi però posso dirti, mi sa che fra un po' mi devo ributtare anch'io come i vecchi tempi che non sbaglio mai, va? Gigi. E infatti c'è Tiziana che dice che se avesse 40 anni di meno si piazzerebbe qui e non ti lascerebbe più. Però Tiziana, se c'hai 40 anni più di Mauro, insomma, già so io che ce ne ho 10. Ma infatti uscirà fra poco un nuovo scoop sul mio fans club e si vedrà chi è la mia nuova effettiva fidanzata ufficiale. Oh, che una del fan club, immagino. Che uno è fan club e gli ho detto: mettete la scritta visto in alto, fate finta che sia la copertina e mettiamo lei. Fantastico, mandateci la foto, ve la facciamo noi una vera copertina, così non c'è problema. Allora. Liliana dice: ciao Mauro, ma invece dell'Isola dei Famosi, perché non vai a Ballando con le Stelle? Saresti stupendo e non dovresti patire né la fame né il freddo e impareresti a muoverti con eleganza. Il ballo ti piace? E ripeto, zia, se a me piace di tutto di più, se uno ha voglia di
di mettermi alla prova, però sai, anche là, quante ore fanno di danza, di prove, di cose? Provano tanto, Dopo, provano sai, se ti danno la tanto. titova, mica ti dispiace, è già impegnata, però capita anche dopo, sei nel lavoro, conosci una Ti bella dico, la donna. titova non era buttare Sì, no, via. ma hai capito, cioè, mica mi tirerai indietro, eh. L'ultima cosa è, quando mi dicono una cosa da fare, se mi tiro indietro, guarda, è l'ultima cosa al mondo. Senti, i tuoi fan ti chiedono, Stefania in particolare, quando vieni in bacheca su Facebook, riesci a leggere tutto ciò che ti scriviamo o non riesci a starci dietro? No, dai, mi ci metto d'impegno, però leggo, Anche perché mi diverte troppo. È una grande famiglia, mi fanno compagnia, è la mia famiglia. E quindi... Ma chi li ha mai potuto immaginare che questi 450.000 fan? Una cosa fantastica, mi tengono compagnia, se sono giù scrivo là, se sono su, se sono Ecco, ammalato, infatti guarda. c'è Enzo, complimenti bel nome Enzo, che ti dice, ti capita invece di sentirti sotto pressione proprio dai fan e costretto a dare dimostrazione ai tuoi fan, i quali a volte forse pretendono troppe cose da te? Cioè, ti sei mai sentito sotto pressione per colpa dei fan? Ma no, alla fine no, alla fine no, perché è un piacere e un onore dire, avere questa cosa di un fan club. Tu pensa, il mio fan club, ci siamo noi, ho aggiunto altre pagine, no, collegate, di amici, c'è quella dell'Ele, c'è quella di Mediaset, del Grande Fratello ufficiale, Sì. che sicuramente a fine anno magari ci surclasserà, ci doppierà, però ci sono loro, dopo ci sono io, cioè non è che... Quindi è un orgoglio anche il mio fans club, per me, per tutti loro, per tutti noi Marines, come ci definiamo, insomma. Lo scrivono i Quindi non Marines, ti sei Marines. mai sentito forzato a dover essere fintamente allegro, a dover dare fintamente No, perché retta? se sono giù lo capisco dalla maniera in cui scrivo, se percepiscono tutto loro. Bene, bene, bene. E invece c'è Daniela, sì, Daniela che dice, vabbè, come quando ti vedo in TV mi si allarga il cuore, hai un carisma che fa sorridere, anche quando siamo tristi ed entri in bacheca ci scrivi due frasi, hai la forza di farci ritornare sereni. A me è piaciuta molto la canzone che hai cantato con gli Spezia Dorada, Din Don Dan. Ti E sei un piacerebbe po'... riprovare, se te lo chiedono, a cantare Allora, qualcosa? sono stonato come una campana, però ti canticchio il ritornello. Vai. Spera che mi venga in mente. Allora, giri il tuo sguardo, mi spogli con gli occhi, nel buio urli e vuoi che ti tocchi. E faceva così, io cantavo solo questo pezzettino, ti dico, in sala, prima di andare intonato un pochettino, ci ho messo una vita. E come Vabbè. tutte le cose bisogna imparare, c'è poco da Però fare. ti sei divertito, è una cosa che ti potrebbe piacere. Canticchio sempre, però non è che ho sta gran voce. Ho avuto il piacere di conoscere Omar. Omar, lui è un cantante, aspetta, non mi viene il cognome. Fa molte No, balere. Omar Omar, Pedrini, no. Omar, a livello proprio è qua di Pavia. Omar. Beh, Non ce l'ho. quando andrò, pensa te, mi ha invitato a cantare con i Nomadi. Ah, beh, Con i nomadi, mica cantare, starò poco. là in Sì, a compagnia, fare la guest star, sì. guest star, guarda, ha una voce, solo a sentirla, quel tono, sai, quando senti, e lui faceva il carrozziere, però ce l'ha innata quella voce là, mica, Lo so, son doni, son doni. sì, quelli sono doni, ma come chi sa dipingere, come chi sa fare delle cose. Beh, ma anche tu hai un dono, sai essere te stesso e a tanta gente piace, ecco, quindi va bene così. Invece io avevo letto una cosa che mi piaceva ed era, e vabbè, fa niente, leggiamone una, sicuramente. George Leonard l'abbiamo detto. Ah, ecco, l'8 marzo i tuoi fan, questo scrive Anna Festeggiamo un Casarà, anno. festeggiano un anno appunto della tua vittoria.
Ma non è la festa della donna l'8 marzo. È la festa della Quindi donna, è la quello. festa di Ma pensa Mauro. a te, pensa a te. Oppure ti costringeranno a fare la festa a tutte le Allora, donne. te pensa che a 18 anni, quando lavoravo in questa agenzia, mi ricordo che l'8 marzo sono andato a fare degli spogliarellini. Facevo lo spogliarellini, l'ho fatto una volta, Ti dirò, No, due normale. volte a pagamento. Mettevo sulla base,